Ecco, siamo nella chiesa della Santissima Trinità, chiamata la Chiesa dei Rossi, dove tutti gli anni, il Giovedì Santo, si svolge questa celebrazione, la lavanda dei piedi. Sono qui vicino a Davide Camarda, che è il priore dei Rossi. Lavare i piedi vuol dire essere a servizio. Le confraternite hanno questo carisma, essere a servizio di coloro che hanno bisogno. Una volta ospitavano i pellegrini in questa chiesa, pellegrini che transitavano per andare a Roma, in pellegrinaggio, per l'anno santo. Ora invece hanno altre mansioni e continuano nel tempo, numerosi, a vivere insieme per sentirsi in comunione con tutta la Chiesa, la comunità di Cristo che vive nel mondo. La confraternita vera e propria dei Rossi nasce nel 1649, praticamente nasce con la Chiesa della Santissima Trinità, che è stata fatta e fondata dalla famiglia Lercari. Non per niente noi qui nella nostra confraternita abbiamo molte reliquie e molti arredi che erano del cardinale Lercari. Non per niente abbiamo sia il crocifisso d'avorio, abbiamo dei quadri, dei dipinti che erano della famiglia Lercari, che ci ha lasciato come donazione alla nostra confraternita. Nella storia c'è la costruzione, la produzione di un pane. All'inizio doveva essere solamente un pane di farina e basta. Poi piano piano, passando gli anni, avendo più disponibilità, questo pane è andato a divenire più un biscotto con l'aggiunta di attualmente ci si mette dei semi di finocchio che danno una particolare sapore a questo biscotto. Un biscotto che può venire, come abbiamo visto, viene sulla lunghezza di 50-60 cm, il peso è generalmente di un chilo. Prima veniva data a tutti i confratelli più bisognosi. Adesso non è più un pane per i bisognosi, perché viene dato questo biscotto ai confratelli e viene anche portato a casa e consegnato a tutti coloro che hanno a cuore sia la confraternita che la Chiesa e danno un contributo per il sostegno sia della Chiesa che della confraternita.